È stato presentato questa mattina al Palazzo Pirelli il trittico ciclistico Agostoni, Bernocchi, Trevalli, Varesine, che si svolgeranno rispettivamente il 21, 22 e il 23 di agosto. Presente l'assessore regionale allo sport Antonio Rossi e anche alcuni rappresentanti dei comuni coinvolti nelle gare, tra cui il sindaco di Morazzone Matteo Bianchi. Sentiamoli. Assessore Rossi, questo trittico è un'occasione anche per riscoprire i valori autentici dello sport e anche il territorio nello stesso tempo? Assolutamente sì, se pensi che sono manifestazioni storiche, perché se pensi ai 67, 95, 93 anni insomma, delle varie singole edizioni, insomma, vuol dire che qui in Lombardia abbiamo scritto la storia del ciclismo e questi eventi hanno il duplice scopo di innanzitutto diffondere lo sport del ciclismo e dello sport in generale, quindi di aumentare la cultura sportiva, e il secondo scopo è quello, grazie al passaggio televisivo e al passaggio sulla stampa, di diffondere il nostro e di far conoscere il nostro territorio. Lei ha lanciato anche una sfida al presidente Marzorati. Sì, al presidente del CONI regionale Marzorati, ma anche ai consiglieri Fossati e Toia, che erano qui presenti alla conferenza stampa, e a tutti, anche gli organizzatori, perché lo sport non deve essere fatto soltanto da agonisti e da chi punta a vincere, ma deve essere fatto da tutti, dai più piccoli ai più grandi. Lo sport è fatto bene. Poi questa sfida mi è venuta in mente leggendo proprio i percorsi del trittico, quindi penso che andrò parecchie ore prima e quindi con la mia bicicletta farò parte del percorso. Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone, abbiamo visto che anche lei ha partecipato a questa conferenza stampa del trittico ciclistico Morazzone, coinvolto per la Coppa Bernocchi, no? Sì, esattamente, da anni la Coppa Bernocchi, che fa parte appunto del trittico lombardo, passa per il nostro paese. Siamo orgogliosi di questo passaggio, di questa corsa rivolta ai professionisti del ciclismo. Tra l'altro a Morazzone è al culmine di una salita, la salita del piccolo Steve del Caramamma, quindi dove tutti gli appassionati possono vedere le gesta di questi atleti. Credo che il ciclismo sia uno degli sport assolutamente fondamentali per la promozione del territorio, quindi un ringraziamento agli organizzatori e uno sprono per continuare ad andare avanti in questa maniera per portare il grande sport sul nostro territorio, sul territorio del Varesotto. Indotto porta per esempio per un comune come il suo? Sicuramente un indotto in immagine, un indotto in cui noi possiamo mostrare le bellezze del nostro territorio. A Varese abbiamo avuto le esperienze del Mondiale di Ciclismo del 2008 e tutti quanti sappiamo come le ricadute positive, anche in termini di immagini, a livello mondiale in quella veste può avere un passaggio in una corsa ciclistica. Il ciclismo, differentemente dagli altri sport, viene praticato sulle strade, sul territorio, e quindi le amministrazioni locali, i politici locali devono sfruttare questa potenzialità che ha questo grande sport.